la vostra prima domenica libera da mesi. Felici della vostra solitudine, arrivano degli ospiti inattesi, preoccupantemente affamati, vegetariani, e improvvisamente non sai più che cos'è un broccolo. Ehi, ma la posso risolvere, non è un problema. Vegetariani siamo ancora pochi, ma ci piace cucinare. Pochi, ma pochi. Il curry di Seitan, un piatto energetico e ricco di proteine. Ricomincia pure a respirare, caro amico onnivoro. Proteine? Sì, le proteine si possono assumere anche seguendo una dieta vegetariana. Da dove? Dal Seitan, un alimento vegetale altamente proteico, ideale per chi vuole ridurre i grassi e contemporaneamente digerire senza avere quella fastidiosa sensazione di un bufalo accucciato sullo stomaco. Un piatto particolarmente adatto ai miei ospiti marciatori, che sognano di arrivare quinti in ogni gara. Tavola il curry di Seitan servono circa 30 minuti, 15 di preparazione e 15 di cottura. È facile da preparare, circa un 2 su 5 sulla scala di difficoltà, e si spende poco, 10 euro per 4 persone. Siamo pronti per fare la spesa. Sappiate che se è la prima volta che affrontate in solitaria un supermercato, dovete attrezzarvi di maglioncino per il reparto surgelati, GPS per la localizzazione degli ingredienti e monetina per il carrello. Olio extravergine di oliva, un peperoncino piccante, una cipolla, anzi no, mezza, del curry medio, uno spicchio d'aglio, un pezzo di zenzero grande quanto un alluce, del riso Thai, sì è quello, va bene, farina, sale e pepe e 2 cucchiai di yogurt di soia cremoso e poco acido. E ovviamente l'ingrediente principale del nostro piatto, 300 g di seitan morbido. E 2 tazze di brodo. Prendile dalla vicina. Ho deciso che piatto cucinare, ho fatto la spesa, ho ancora i miei ospiti a cena. Ma se solo intuite che sanno la differenza tra una forchetta e un lavandino, allora coinvolgeteli nella preparazione. Sentito, cari amici marciatori, vi voglio tonici! Per farvi ambientare vi faccio iniziare da una cosa basilare, il trito di verdure. Mac, prendi la cipolla. No, quello è l'aglio. No, quello è lo zenzero. Il peperoncino. E finalmente, quella è la cipolla. La cipolla fa piangere, vediamo di evitare i soliti drammi e passala sotto l'acqua. Taglia la cipolla a listarelle in modo abbastanza grossolano. Mac, prendi l'aglio. Prima di tutto bisogna ricordarsi di levare l'anima, il germoglio in mezzo allo spicchio che non ci fa digerire. Aiaie, schiaccia l'aglio con la parte piatta del coltello da cucina. Lo zenzero invece è da tritare fine. Mi raccomando, taglialo fine. Più fine. Ancora un po' di più, ce la fai? No, non ce l'ha fatta. E adesso però è arrivato il momento del peperoncino, l'ospite d'onore che darà un po' di carattere al nostro piatto. Mac, trita il peperoncino a fiammifero. Naturalmente dopo averlo privato dei semi. Per questo piatto io uso del peperoncino rosso fresco, perché dà un po' più di sprint senza essere troppo invadente. Adesso ci dedichiamo all'ingrediente principale del nostro piatto, il seitan, che è sul secondo ripiano a sinistra. Seitan. Ma che razza d'animale è il seitan? Acci.
celiaci, voi il seitan no, mi raccomando, che è glutine puro. Infatti si ricava proprio dal glutine del farro, del grano e del kamut. Ora che il nostro trito di verdurine è pronto, chef, ma che bel trito! Possiamo passare alla fase successiva, la preparazione del seitan. Aieie, c'è da tagliare il seitan ora. Stai pure più sul largo. Taglia a straccetti le quattro fettine. Se non siete proprio dei maghi del coltello, potete anche usare le forbici, magari di nascosto, Una volta preparati gli straccetti di seitan, mettili in un piatto fondo. Ma come t'hanno ridotto? Com'eri da vivo? Mi sembra già di sentire la curva dei fan della bistecca. Ma cosa c'è di più proteico di una fiorentina? Il seitan! 100 grammi di seitan forniscono il 18% del fabbisogno proteico giornaliero. Bisogna condire il seitan con un pizzico di sale e una macinata di pepe. Chef, pensaci tu. L'abbiamo presa e allora usiamola. La farina. Infariniamo ora il nostro bel seitan. Io uso della farina semi-integrale di grano tenero. Chef, rigiralo bene nel piatto perché non voglio vedere eccessi di farina o peggio ancora grumi. Entriamo nel vivo finalmente. Iniziate a scaldare 2-3 cucchiai di olio extravergine in una padella. Chef, rosola bene il seitan in padella per qualche minuto, finché non diventa dorato. Aviaria, mucca pazza, salmonellosi. Sai di quale malattia è portatore il seitan? Un consiglio se è la prima volta che state cucinando il seitan. Cucinatelo. Il seitan va lavorato e arricchito con altre spezie. Chef, ora aggiungi il nostro trito di verdurine con il seitan rosolato. È arrivato il momento del curry, quella bella spezia color ocra che darà un tocco orientale al nostro piatto. Aggiungi il curry in pentola e lascia cuocere qualche minuto finché le verdure non appassiscono. Aggiungi le 2 tazze di brodo vegetale. La vicina l'ha preparato facendo bollire una cipolla, 2 carote, una cossa di sedano e un foglio di alloro. Aieie, abbassa un po' la fiamma e lascia cuocere per qualche minuto. Lasciamo rapprendere bene il fondo di cottura finché diventa bello cremoso. Verso la fine dovete aggiungere i 2 cucchiai di yogurt di soia. Come morirà il seitan? In modo doloroso, nell'indifferenza o forse nella gioia dei suoi carnefici? Aggiungete lo yogurt e amalgamate bene, lasciandolo rapprendere ancora qualche secondo. A tavola! Bravi ragazzi, complimenti! Che piatto delizioso! Con questo curry di seitan sì che arriverete finalmente quinti ad ogni gara! We'll be right back.